Lo Stato deve 350.000 euro al comune di Villa Orba, il sindaco Serena ha già dato il via alla battaglia legale. In rete tutte le telecamere di polizia municipale e privati e l'idea del comune per vigilare contro i criminali. Anche Ascom contro la ciclabile di Viale Montegrappa, senza i parcheggi le botteghe rischiano la chiusura. L'intera comunità di Mansuè in lutto per Fabrizio Fievoli, anche Rete Veneta si unisce al cordoglio. Secondo caso di epatite alla scuola materna di Pieve di Soligo, nella stessa classe del primo contagiato. Raccolta dei rifiuti a rischio lunedì e martedì prossimo a causa dello sciopero nazionale del comparto. Nonni vigili per modo di dire, il nuovo bando di Casugane è aperto anche ai giovani disoccupati. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Treviso. Quando un debitore non paga, cosa si fa? Sarà successo sicuramente a molti di voi, lo si porta in tribunale, dopodiché partono i pignoramenti, i decreti ingiuntivi. Ecco, il sindaco di Villorba ritiene che lo Stato sia un debitore come gli altri e quindi vada trattato esattamente allo stesso modo. Il governo deve a Villorba 350.000 euro e il sindaco Marco Serena non avrà pace finché non si rivedrà restituiti. Questi sono soldi dei miei cittadini. Ci sarebbero serviti per fare opere pubbliche, per sistemare strade, piuttosto che per fare manutenzione ai fossi, piuttosto che per finire qualche lavoro magari in una scuola. E soldi che non abbiamo e che è giusto che lo Stato ci restituisca nel più breve tempo possibile. All'origine del credito di Villorba, come di molti altri comuni italiani, la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il decreto legge sulla spending review del governo Monti. Tutte le cifre sottratte dallo Stato ai municipi in virtù di quella legge devono quindi essere restituite. Di rappresentare Villorba nella contesa è stato incaricato il costituzionalista Luca Antonini, consulente della Regione Veneto, sul tema dell'autonomia. Procederemo legalmente, d'altra parte si va in tribunale per quello, no? Quando una volta il tribunale ti dà ragione, poi si procede legalmente e quindi arriveremo alle azioni giudiziarie, arriveremo ai precetti, ai pignoramenti e chissà, magari andremo a attingere a capitoli di bilancio che vengono rimpinguati sempre e a dispetto di altri appunto che vengono addirittura svuotati. Per esempio? Ma che so, ma per esempio come si trovano i soldi per i migranti, si trovano anche i soldi per i comuni. Quello che non capiamo però, sottolinea il sindaco, è perché chi ci dovrebbe rappresentare ci ha lasciati soli in questa battaglia di giustizia. L'invito non è solo agli altri comuni, l'invito è alle associazioni che rappresentano i comuni, primo tra tutti l'ANCI che è diventata la lobby dei grandi comuni. E poi anche associazioni magari a noi più vicine che mi attendevo che così prendessero la palla al balzo per partire per un'azione congiunta, vedo che non è così, ci saranno delle motivazioni sotto che adesso troveremo tra noi sindaci. Certo è che in questo momento in cui potremo portare a casa delle risorse fresche per i nostri comuni, le associazioni locali dovrebbero muoversi tutte. Epatite A a Pieve, c'è il secondo bambino contagiato sempre nello stesso asilo del primo, per fortuna le scuole sono chiuse e quindi i rischi dovrebbero essere sensibilmente ridotti. Secondo caso di epatite A in poco più di un mese all'asilo di Pieve di Soligo, dopo maggio scorso a contrarre l'infezione a fine giugno, un altro bimbo della stessa sezione della volta precedente, con l'URSS 7 scesa in campo con misure urgenti. Caso di bambino macedone, sostanzialmente i genitori sono stati visti anche loro e sono risultati positivi, per cui dal punto di vista anamnestico c'è una storia che hanno, per cui non serviva vaccinarli. Vaccinati tutti i bambini della stessa sezione che non lo erano già. Abbiamo sostanzialmente chiamati, visti 24 bambini nella scuola materna, abbiamo fatto il prelievo e sono stati vaccinati, a parte 9 bambini extracomunitari che erano già stati vaccinati in precedenza, come le disposizioni regionali. Controlli anche sulle famiglie dei bimbi e sugli insegnanti. Abbiamo anche agito a livello abbiamo fatto il prelievo a tutto il personale, il docente e gli addetti all'assistenza all'interno della scuola materna, quindi il caso è monitorato e controllato. Questo secondo caso per l'azienda sanitaria è un raro episodio di positivi in soggetti sani. È difficile trovare gli episodi di epatite A, per cui non è indicata la vaccinazione alla popolazione, chiaramente.
In questi casi particolari vengono vaccinati tutti i contatti e vengono fatti i prelievi a tutti i contatti per essere sicuri che non ci sia una trasmissione ulteriore. Il bimbo è rimasto diversi giorni in osservazione, ora è in via di guarigione. Non creiamo allarmismi perché la cosa è stata contenuta e non ci saranno più episodi. Non c'è solo la comunità di Mansuè a piangere, Fabrizio Fievoli, non c'è solo il suo partito, la Lega Nord, ma ci siamo anche tutti noi di Rete Veneta. La magistratura non ha ancora concesso nulla osta per i funerali di Fabrizio Fievoli, 45 anni, consigliere comunale della Lega Nord di Mansuè. Indagine ancora in corso per capire l'esatta dinamica dell'incidente nel quale ieri ha perso la vita lungo l'autostrada A4, morendo carbonizzato all'interno della sua Skoda dopo lo scontro con un TIR. Sposato con una figlia, il politico era in viaggio da Trieste, dove viveva e lavorava, verso il comune di Mansuè, dove era consigliere e dove vive sua madre. L'intera comunità di Mansuè oggi in lutto insieme alla Lega Nord, che a distanza di un mese, dopo Gianluca Bonanno, si ritrova a piangere la tragica scomparsa di un suo rappresentante. Spesso ospite a Rete Veneta nel corso del talk show Focus, lo vogliamo commemorare anche noi, ricordando le sue parole a favore dei disagiati espresse meno di un anno fa. Allora, prendiamo questi soldi e dirottiamoli su queste famiglie qui e sulle aziende, perché sono le aziende che creano occupazione. Se alle aziende si abbassano le tasse, queste aziende diventano competitive. Ed è lutto purtroppo anche nel mondo della medicina. Si è spenta ieri all'età di 77 anni la dottoressa Mariella Vidal, primario di medicina di laboratorio agli ospedali di Cittadella e Campo San Piero. Oltre 40 anni di vita spesi al servizio del prossimo. Un dolore per i figli, che anche loro hanno seguito le orme della madre, il dottor Marco Baiocchi, primario di anestesia e rianimazione, capo dipartimento delle emergenze al San Bassiano, che è l'ospedale di Bassano del Grappa, e la sorella Cristina Baiocchi, primario di radioterapia al nosocomio di Vicenza. Il funerale si terrà domani a Castelfranco Veneto. E andiamo invece a Treviso per parlare di un sistema piuttosto avveniristico per sorvegliare e combattere la criminalità. Ci sono moltissime telecamere private in abitazioni, ma anche in negozi e esercizi pubblici, e mettiamole tutte quante a disposizione, creiamo una rete in modo che tutta la città sia controllata e sorvegliata, e le immagini che possono essere registrate da queste telecamere verranno poi messe a disposizione per le indagini qualora si verificassero appunto dei reati sia in centro che in periferia. Il progetto si chiama Telecamere in Comune e prevede di utilizzare, oltre alle 125 in dotazione alla polizia locale, anche quelle posizionate autonomamente dai privati. Quante siano e quante aderiranno si saprà solo dopo il censimento, che costituisce la prima fase del progetto. Si stima comunque non meno di 200 in centro e probabilmente qualcuno di più in periferia. I privati sono invitati ad aderire contattando la polizia locale. I vigili visiteranno nei prossimi giorni tutte le case e le attività commerciali munite di telecamera esterna per avvisare i titolari di questa possibilità. Tutte le postazioni di videosorveglianza saranno raccolte poi in un database disponibile a tutte le forze di polizia. In questo modo sarà possibile ricostruire il percorso di eventuali malintenzionati in fuga dopo un crimine, utilizzando le diverse telecamere come tessere di un gigantesco occhio elettronico in grado di sorvegliare virtualmente tutta la città. È in continuità con quella idea che abbiamo noi di controllo del vicinato, che deve appunto coinvolgere tutte quante le persone che si mettono a disposizione della vigilanza, della sorveglianza e dell'aiuto altrui. Non si ferma la polemica sulla pista ciclabile di Viale Montegrappa. Secondo l'amministrazione, che abbiamo sentito anche ieri, è una cosa che volevano tutti, che servirà a tutti, ma non sembra proprio essere così, visto il numero di voci che si levano contro quest'opera. Mentre continua la raccolta firme di commercianti e residenti contro la ciclabile di Viale Montegrappa a Treviso, con la petizione lanciata oggi anche sulla pagina Facebook di avvocati e già consiglieri comunali, vedi Giampiero Aloisi, a schierarsi a favore dei negozianti e delle loro rivendicazioni pure il presidente di Ascom Treviso. Ma difatti la riprogrammazione della città deve partire dalla logica, in questo senso sì, imparando dei grandi centri commerciali, dove il servizio, il parcheggio, la fruibilità, l'accessibilità sono condizioni a prescindere, le stesse che devono essere garantite all'interno di un centro storico, di un centro urbano. Se questo non è, hanno ragione i commercianti o gli operatori di qualsiasi genere a lamentarsi.
Accessibilità, parcheggi, stalli di carico e scarico ed eventuali magazzini esterni da cui fare il servizio di vicinato per la consegna delle merci. Per Salvadori, premesse fondamentali per scongiurare la possibile chiusura delle botteghe. La pedonalizzazione è l'ultimo atto di una serie di passaggi che conducono a questo, perché hanno esaurito delle condizioni di pre-fattura. Questo discorso vale naturalmente anche per quanto attiene alla pista di Viale Montegrappa. Questo riguarda le città e i centri storici nel loro insieme. Lunedì e martedì prossimo è stato proclamato un nuovo sciopero nazionale del comparto igiene ambientale e quindi ci saranno naturalmente dei disagi anche per quanto riguarda Contarina. Leggiamo dal loro comunicato ufficiale che le prestazioni indispensabili saranno comunque garantite presso ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, utenze scolastiche, case di riposo, mercati, caserme e quant'altro. Sarà garantita anche l'apertura degli ecocentri con gli orari indicati nel calendario. Tutti gli altri servizi invece, raccolte porta a porta, ritiri a domicilio, apertura ecosportella, eccetera, potrebbero non essere svolti o subire limitazioni. Si ricorda che i contenitori vanno ritirati entro la giornata, anche se non sono stati svuotati, e che potranno essere esposti nel successivo turno di raccolta, come indicato dal calendario. Si tratta, lo ribadiamo, di uno sciopero nazionale e quindi è normale che ci siano dei disagi. Nel frattempo è finito il Ramadan per i nostri amici islamici, ma non sono finite le polemiche che ogni volta si legano a queste normalissime e legittime espressioni di una comunità. Con la fine del Ramadan, a Centon di Silea è polemica per la concessione dello stadio comunale questa mattina alla comunità musulmana da parte dell'amministrazione comunale, diatriba che va avanti da anni e per la quale anche oggi non si sono spente le accese contestazioni da parte dell'opposizione, con la Lega cittadina contraria all'uso degli impianti sportivi per la preghiera di fede islamica, che dalle 9 ha radunato oltre 400 musulmani. Evento passato in sordina, forse per non turbare i cittadini, il duro attacco del Carroccio che promette nel 2017 le cose cambieranno. E vediamo invece come hanno reagito qui da noi i musulmani alla strage di Dacca. Domani a Pieve manifestazione di solidarietà per gli italiani caduti a Dacca. Dalle 19 in piazza Vittorio Emanuele II la comunità bengalese più vicina si fermerà per una preghiera silenziosa e per ribadire il nostro essere contro il terrorismo, spiega Rehman Monzo, il portavoce dei bengalesi di Pieve, la più numerosa comunità tra quelle straniere che vivono nel territorio comunale. Domani sera ci sarà anche il parroco di Pieve, Monsignor Giuseppe Nadal. L'invito da parte della comunità bengalese a tutta la cittadinanza affinché prenda parte a questo momento di preghiera e di unione. Profughi, si continua a parlare di emergenza dopo anni, emergenza che è stata affrontata un po' così dal nostro governo e dalle nostre prefetture, quindi si cercano ancora spazi che non si riesce a trovarli. Con l'arrivo in regione di oltre 1000 profughi in questi ultimi 20 giorni è emergenza anche nella Marca per l'accoglienza, con la prefettura che in queste ore sta cercando forsennatamente un nuovo hub. L'ex caserma Serena tra Treviso e Casier sarebbe infatti al collasso e così anche la ex Zanusso a Oderzo. Ed esattamente come un anno fa, in questo periodo, in queste ore, si torna a parlare di un terzo hub, ma stavolta non più a Unedifonte, bensì a Vittorio Veneto, all'ex caserma Gotti. Arrivano nuovi nonni vigili, ma questa volta saranno nonni per modo di dire, perché potrebbero avere anche 30 anni. I nonni vigili che presidieranno le scuole dal prossimo settembre saranno scelti con un concorso pubblico. Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni dal Comune di Treviso. Solo che saranno dei nonni anche giovani. Noi almeno speriamo che possano partecipare a questo bando persone, volontari appunto di associazioni, di volontari di Treviso che raccolgano anche giovani fino a 70 anni di età. Il bando potrebbe costituire l'occasione di guadagnare qualcosa anche per i giovani disoccupati, anche se le cifre offerte a rimborso non sono sicuramente stratosferiche. Allora noi stiamo cercando di fare in modo che nessuna attività venga lasciata alla estemporaneità, quindi si tratta di strutturarla in maniera diciamo sistematica, e il bando è effettivamente la forma migliore. Speriamo che ci sia l'adesione dei volontari. L'obiettivo è avere in ognuna delle 20 scuole comunali un volontario che arrivi tutti i giorni un quarto d'ora prima delle entrate e delle uscite e che se ne vada un quarto d'ora dopo per sorvegliare sulla sicurezza dei bambini.
I costi di questo servizio si sono andati via via riducendo nel corso degli anni, spiegano dall'amministrazione. Una quindicina di anni fa il comune spendeva 100.000 euro all'anno, oggi circa un terzo. Speriamo che ci sia un risparmio e anzi lo stanziamento è appunto pari a 35.000 euro per l'anno scolastico su una base di presidi, cioè di zone da controllare che va dai 5.300 circa ai 7.000-8.000, cioè si tratta di capire fino a che punto avremo la disponibilità dei volontari. Studi di settore, uno strumento assolutamente inadeguato, insensatamente punitivo in molti casi, ne abbiamo parlato spesso ai nostri telegiornali e qualcuno non ha rinunciato a provare almeno a cambiare le cose. Col dialogo possiamo ottenere qualcosa, con la contrapposizione fine a se stessa non si ottiene niente. Punta al dialogo e non alla dura contrapposizione il presidente degli artigiani in tema studi di settore. Un argomento doloroso soprattutto in questo periodo di dichiarazioni e dopo i salassi di IMU e TASI. Dialogo e mediazione ma con obiettivi ben precisi. C'è un aspetto di carattere formale che riguarda la complessità di compilazione degli studi di settore che porta via molto tempo alle imprese e che quindi ha anche un costo significativo. Noi chiediamo all'amministrazione di usare con criterio le informazioni che ritrae dagli studi di settore e di rendersi conto che su imprese molto piccole la difficoltà della crisi e dei tempi che stiamo vivendo spesso male si allinea alle risultanze degli studi di settore. Un incontro studio anche per identificare altre richieste che molto presto verranno discusse a Roma nella trattativa continua col governo. Il primo su tutti è la possibilità di pagare le tasse quando avviene l'incasso delle fatture. Stiamo cercando di spingere anche per avere la possibilità di non tassare ad aliquota progressiva i redditi che rimangono in azienda. L'altra cosa su cui ci batteremo fondamentalmente riguarda la possibilità di dedurre l'IMU che viene pagata sui capannoni delle imprese artigiane che oltre al danno alla beffa stanno pagando mediamente il 9,4 per mille di IMU come le seconde case in questo paese e oltre al danno di pagare una cifra così elevata hanno la beffa di non poterla detrarre dalla dichiarazione dei redditi perché l'IMU pagata dalle imprese detraibile soltanto nella misura del 20% dal reddito d'impresa. Quest'idea dello UAV, l'Università Veneziana di Architettura, di spostare le fiere di San Luca da dove sono ora non è piaciuta a moltissimi trevigiani, i nostri centralini sono impazziti, davvero in tanti hanno chiamato per protestare e qualcuno di loro lo ha fatto anche a Sveglia Veneti, la nostra trasmissione del mattino di cui vi riproponiamo un breve estratto. Fare il progetto sul tratto della fiera, che non si sa come andrà, mi pone alcuni problemi. Primo, capire se questa equipe di tecnici ha parlato, si è verificato con qualcuno residente del quartiere o se c'è un comitato di quartiere spontaneo col quale si sia verificato. Secondo, il quartiere, la fiera di San Luca è la storia del quartiere di fiera. Una volta c'era anche la fiera dei cavalli, adesso non c'è più. C'era la fiera di San Luca e poi venivano anche il circo. Allora, mi chiedo, da anni poi l'ospedale ha un'uscita secondaria ufficializzata, strutturata, verso il parco della fiera che si serve anche per i parcheggi. Siccome il prato della fiera è un'area pubblica, chi va a parcheggiare lì non è che va a parcheggiare nei teatri, nei cinema all'aperto, nei concerti, va all'ospedale. Allora, mi chiedo, vorrei anche una risposta da parte dell'ospedale su questo progetto che vedrebbe, secondo i tecnici, la sparizione dei parcheggi. Allora io mi pongo un problema perché il dopo si fa presto. Se vi ricordate, Manildo ha concesso 10 metri in più verso il Sile per la realizzazione della cittadella dei servizi, il nuovo ospedale. Io mi chiedo cosa ci sarà stato in cambio, perché un sindaco deve rubare 10 metri di zona del Sile per dare alla costruzione di un ospedale che pure è un servizio pubblico. Allora non vorrei che ci fosse qualche cosa, magari domani dico, ma questi da concordare. E continuiamo anche a raccogliere opinioni su quello che è il nostro tema della settimana, quello delle ludopatie, un problema sicuramente molto grave, e sentiamo cosa ne pensa la CGIL.
Io penso che vadano regolamentate in maniera più rigorosa, nel senso che rischiamo di essere di fronte a un settore economico in sviluppo, ma che in realtà invece di produrre ricchezza la sta distruggendo, perché si incrocia questo sviluppo di quel settore assieme a una situazione economico-sociale della cittadinanza di particolare difficoltà. Allora penso che ci sia una forte responsabilità di chi gestisce le autorizzazioni, di chi gestisce la regolamentazione, per fare in modo che non diventi poi un problema dover gestire il recupero di persone che si ammalano davanti alle macchinette. Quindi insomma è un discorso serio, va analizzato con serietà, cerchiamo di evitare una semplificazione come una semplice attività economica che va a beneficio dello Stato, va ragionato in termini più complessivi la soluzione. Ma ancora più importante dell'opinione della CGIL per noi è l'opinione di voi telespettatori, e vi invitiamo quindi a farcela sapere su questo tema. Il demone del gioco racconta la tua storia, se non è la vostra può essere anche quella di una persona a cui volete bene. Fateci sapere cosa ne pensate scrivendoci ai recapiti in sovraimpressione. Ladri, ladri e ancora ladri, è questo il titolo della puntata di Focus condotto questa sera dal nostro Angelo Squizzato. Gli ospiti saranno Simone Scarabel, consigliere regionale e capogruppo dei 5 Stelle, Riccardo Barbisan della Lega Nord, Ulisse Borotto, sindaco di Nanto, nonché vicepresidente di Forza Italia Vicenza, Tiziana Agostini del Partito Democratico di Venezia, Roberto Marcato, lo conoscete, assessore regionale della Lega Nord, Giulia Principalli di Rifondazione Comunista e Patrizio Miatello del Comitato dei Risparmiatori. Naturalmente il titolo non si riferisce a nessuno dei nostri illustri ospiti. E il nostro telegiornale termina qui, buona serata.